Presidente, la sua presenza nell'ambasciata d'Italia a Washington è francamente un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione, non soltanto per la comunità italiana che opera qui nella capitale, dove lei ha iniziato il suo importante viaggio negli Stati Uniti, ma per tutti i concittadini che risiedono negli Stati Uniti, che sono oltre 252.000. E per questa sua sensibilità, signor Presidente, a nome di tutti i nostri connazionali, desidero ringraziarla profondamente. Gli ospiti presenti stasera sono una rappresentanza di una collettività molto dinamica, di elevato profilo professionale ed è caratterizzata da grande mobilità, che è un tratto saliente della società americana. Quindi molti dei 6.500 italiani di Washington lavorano presso istituzioni locali come la Federal Reserve, organizzazioni finanziarie internazionali come Banca Mondiale, Fondo Mondiale Internazionale e la Banca Interamericana di Sviluppo. Sono ricercatori scientifici presso importanti organismi come il National Institute of Health, come la NASA. Sono professori presso l'università o studiosi presso i centri di ricerca di grandi think tank di Washington, ufficiali impegnati in programmi bilaterali con il Pentagono, rappresentanti di nostre imprese, insegnanti di italiano che contribuiscono con il sostegno dell'ambasciata alla diffusione della lingua italiana nelle scuole e nelle università americane. Ma c'è anche una presenza più antica, consolidata ormai nella società di Washington, una presenza direi quasi storica e che si riunisce attorno alle grandi associazioni anche regionali e quelle italo-americane. Quindi, signor Presidente, comunità nuova, comunità storica, che sono riunite negli organismi rappresentativi della nostra collettività. Di tutti i nostri connazionali e francamente anche di tutti gli americani, vorrei sottolineare con grande orgoglio le loro storie di sacrificio, ma anche le loro storie di successo e anche il loro grandissimo contributo al rafforzamento dei rapporti fra Italia e Stati Uniti e a una diffusione di un'immagine positiva del nostro paese in America, l'immagine di cui gode l'Italia negli Stati Uniti. Quindi, signor Presidente, a nome di tutti i membri della collettività italiana, ho l'onore di darle il benvenuto a Washington e negli Stati Uniti. Signore e signori, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Anche della nostra unità nazionale si è sviluppata nel corso del tempo.
ma la sette decennio ormai è strettissima, piena di collaborazione, di momenti importanti. Incontrando questa mattina il Presidente Obama, ho ricordato che in questi 70 anni sta tutta Italia insieme, nella collaborazione transatlantica hanno superato tante sfide impegnative, momenti stagioni difficili, e che questa stessa collaborazione, questa stessa vicinanza, questo spirito di amicizia ci consente di esaminare e affrontare insieme le sfide di oggi e ci consente di affrontare insieme quelle del futuro. Le sfide, i fronti, le condizioni cambiano, come cambiano in qualunque settore le condizioni, ma l'amicizia tra la Santa Italia e la collaborazione internazionale che qui trova una sua luoghi e ambiti protagonisti è decisiva per affrontare queste sfide, questi nuovi problemi, questi nuovi pericoli che si presentano. Noi abbiamo come Paese in questo periodo un impegno particolare per diventare più moderni e più all'altezza degli impegni da affrontare. È in corso in Italia un ampio articolato processo di riforma che ha l'obiettivo nei vari settori in cui si esprime e che dovrà essere poi realizzato con l'attuazione, ha come obiettivo di rendere il nostro Paese più moderno, più veloce nelle decisioni, più efficiente, più capace anche di consentire ai tanti talenti che esprime nella sua popolazione di poter potesse esprimere in Italia al meglio, oltre che nelle sedi internazionali degli altri paesi. È un processo di riforme che contiamo a rendere l'Italia più protagonista ancora nella comunità internazionale, sempre con quello spirito di collaborazione, di ricerca di intese, di dialogo, di collaborazione, sempre con l'intenzione che tutto questo vada a beneficio dell'intera comunità internazionale. Sanno tutti coloro che sono impegnati nei vari settori, dall'economia alla scienza, dalla cultura all'arte, che i confini del mondo sono sempre più labili e sempre meno importanti, che si realizza sempre di più un coinvolgimento, un profilo, un coinvolgimento di aree, di regioni, di paesi prima esclusi dal protagonismo in questi vari ambiti di impegno. Questo rende più impegnativo per i paesi sviluppati il loro compito, ma rende più giusto il mondo. E l'Italia che intende sempre, ha sempre inteso collaborare al miglioramento dei paesi per lo sviluppo, cerca di fare la sua parte perché questo avvenga con equilibrio, con apertura, con collaborazione reciproca a beneficio di tutti, particolarmente dei paesi più deboli e delle condizioni più deboli. Sono le stesse cose di cui stamattina con il Presidente Obama abbiamo esaminato, valutando la piena convergenza di opinioni e di valutazioni tra Stati Uniti e Italia, e sono anche la ragione dell'impegno di tante organizzazioni internazionali che sono qui a Washington, in cui molti di voi operano. Appunto la collaborazione, la crescita complessiva, lo sviluppo armonico, il più possibile armonico del mondo intero. Tutto questo impegno l'Italia svolge la sua parte e cerca di svolgere sempre meglio, ma la svolge in maniera significativa grazie anche alla vostra azione. Io desidero ringraziarvi per quel che fate, perché questo è un contributo di primo piano al prestigio del nostro Paese, alla sua credibilità e al suo futuro. Vi ringrazio di questa accoglienza. È superfluo che dica quanto, incontrando per me come miei predecessori, incontrando comunità italiane all'estero, ci senta assolutamente a casa, perché il clima, il modo di pensare, l'atteggiamento, l'impegno che spiegano coloro che lavorano in altri paesi, gli italiani che lavorano in altri paesi, è lo stesso che impiegheremo nel nostro Paese. Il clima, i rapporti umani, il mondo.
modo di porgersi, di creare rapporti e relazioni con gli altri, è un clima, un'abitudine, un'attitudine che caratterizza gli italiani e li rende anche simpatici generalmente agli altri interlocutori. E di questo pure vi ringrazio di questo clima, vi ringrazio di questa accoglienza, sono molti auguri, ribadendo il ringraziamento per quel che fate. E l'auspicio che il vostro lavoro serva a voi, naturalmente, alla vostra personale realizzazione, serva a presidio del vostro paese, serva alla comunità internazionale. Grazie e auguri.